Ciao a tutti, mi chiamo De Gaetano Andrea, sono di Genova e vi illustro un progetto che sto sviluppando da qualche mese che serve a proteggere da attacchi da, in questo momento, pendrive USB. Sono uno sviluppatore principalmente, mi interessa di sicurezza, qualche volta mi capita di fare un po' di penetration testing, raro però, non sono su LinkedIn. Se volete i miei contatti sono questi qua, non so se si vedono tanto comunque. Parliamo di questi tre tipologie di attacchi su USB, vedremo, ce ne sono altri ovviamente, mi sono concentrato per questa presentazione solo su questi tre, ovvero tipicamente cosa succede? Succede che sono delle pennette USB che vengono o passate, nel senso in ambito lavorativo per passarsi file, o tra colleghi o tra amici, e queste possono contenere dei virus o degli altri tipi di attacchi. E quindi uno dei vettori di attacco tipici è quello di avere delle chiavette infettate o passare le chiavette infettate. Esempio, abbiamo dei computer che hanno dei malware e i malware tendono magari a cercare anche di riprodursi e passarsi attraverso pennette USB. Un attacco un po' più esplicito è quello del drop USB, non so se avete visto o vedete Mr. Robot, una delle puntate c'era questa scena dove una tizia girava in un parcheggio, mollava delle pennette USB nel parcheggio, in modo che qualcuno trovandole le portasse a casa, nell'ufficio, le attaccasse e creasse, diciamo, una porta verso le macchine della rete aziendale. Il primo tipo di attacco classico, diciamo, è quello appunto della pennetta che è infettata, e la pennetta è stata infettata oppure la pennetta è stata inserita in un computer infetto da un virus che si trasmette anche via USB. Qualche anno fa c'è stato anche l'episodio di dispositivi, cioè quello che succede tipicamente che il cellulare si scarica, lo attacchiamo al computer e anche il cellulare viene bersagliato come vettore su cui trasmettere dei virus. E perché succedono queste cose? Come per mia esperienza lavorativa, lavorando in grossi gruppi, quello che capita è che arrivate come consulente in un'azienda, non vi hanno ancora creato l'account, non vi hanno ancora messo la rete, non siete in rete, non potete lavorare, passano dei giorni, ok, tieni, c'è la pennetta, prenditi i file, prenditi il progetto e inizia a lavorare su quello. Lo so, è contro le policy, però la gente poi non riesce a lavorare oppure deve picchiarsi con alcuni sistemisti che magari sono in due a fare un lavoro per 50 e quindi finisce per andare così. Oppure l'altro caso è la rete non sta funzionando, c'è un problema nell'azienda e quindi tieni la pennetta e lì cominciano a girare i peggiori virus. Quando succede questo, se avete macchine workstation Windows, ma in realtà non vuol dire ovviamente solo Windows, c'è il terrore. Cioè personalmente la mia sensazione ogni volta che qualcuno mi passava una chiavetta era oddio, adesso speriamo che non mi becco qualcosa. E un altro tipo di attacco è quello chiamato bad USB, ovvero qualcosa che sembra ad esempio una pennetta USB ma in realtà non lo è, cioè sembra un pendrive, un storage USB ma in realtà non lo è. All'interno ha un circuito che spesso funziona come una tastiera, ora vi faccio vedere una demo, e sostanzialmente quello che fa è una volta pluggato nel computer mostra al sistema operativo come una tastiera e comincia a eseguire dei comandi. Tipicamente quello che fa è aprire ad esempio il command prompt, nascondere subito il command prompt il più velocemente possibile e continuare a eseguire in background una serie di comandi minimi giusto per andare a aprire una porta, connettersi, creare una reverse shell, eccetera. Vediamo una demo. Sì. Allora, questa qua è una pennetta che ho fatto a casa, nel senso
Ok, non è proprio, non assomiglia proprio tantissimo a una pennetta, però si può fare molto meglio. Questa l'ho stampata con una stampante 3D, progetto trovato su Thingiverse, ho scaricato e ho creato l'involucro della pennetta. Cioè si può fare molto meglio, ci sono diversi tutorial anche per usare delle cere, cose così, e, oppure usare delle pennette già fatte, esistono già delle pennette fatte. All'interno c'è un Arduino sostanzialmente, cioè in realtà un Atmega che è come se fosse un Arduino Leonardo, quindi può funzionare come una tastiera USB, e quello che succede quando la pluggo su questo PC dopo un po' è che comincia a scrivere. Ovviamente questo è una sciocchezza che ho scritto in 10 minuti guardando un tutorial, però poteva fare benissimo mille altre cose. Ad esempio ci sono dei payload per fare autodetect del sistema operativo, capire se sta girando su Windows, vedendo se sta girando su Linux in base ai comandi che riesce a eseguire. Quindi è abbastanza efficace. Soprattutto perché magari l'utente vede niente, dice ok non funziona, la butta, ma in realtà ormai è già fregato. E l'altro tipo di attacco che vediamo è questo, che forse è un po' il più stronzo, scusate la parola, di tutti, ovvero è quello, sostanzialmente la pennetta all'interno dei circuiti che sono dei condensatori. Fondamentalmente quando pluggata carica i condensatori, quando i condensatori sono carichi spara una scarica sul dispositivo a cui è collegato, tipicamente distrugge le porte, ma può andare a distruggere la scheda madre o il resto del computer. Esistono, le vendono, costa, mi sembra, $59-60, fa questo, distrugge l'hardware. Quindi per far fronte, diciamo, un po' a questa serie di problemi, questi tre, mi sono creato un dispositivo che mi posso portare in giro. Ok, non sarà, non è proprio piccolissimo, è questo qua, è un progetto open source, sostanzialmente è un Raspberry Pi Zero W, è un Raspberry Pi Zero W con una scatoletta che ho creato io, e contiene sostanzialmente, ho chiamato una specie di firewall per le pennette USB. Quindi al suo interno abbiamo appunto Raspberry Pi Zero, c'è una LED strip che serve per dare delle informazioni visive all'utente che la utilizza, un bottone che serve giusto per interagire e fare shutdown, e vabbè, un case che è stato stampato in 3D. Il software è costituito da Raspbian di default, di Raspberry, alcuni script customizzati, e un file manager che ho creato io e che è su GitHub, e poi vediamo un po' più avanti, e ho creato una sorta di web server che gira solo su localhost, che serve per interagire con i LED, cioè in modo che i processi potessero comunicare via web API con i LED, col server dei LED. Alcune cose sono già state rilasciate, altre sono state saranno rilasciate prossimamente. Quello che fa è questo, sostanzialmente quando viene, allora il Raspberry Pi Zero ha un problema che ho scoperto sviluppando questo progetto, ovvero se pluggate a caldo dispositivi, non riesce a pluggare a caldo dispositivi USB ad esempio, quindi quando prova a tirarlo su si rebutta, fa un reboot. Mi sembra che di aver capito che è un limite hardware, però di questo non posso andare più nel dettaglio perché così ho capito. Quindi quello che succede è che si rebutta e parte. Quindi fondamentalmente questo dispositivo funziona che prima plaghiamo la pennetta che vogliamo, di cui vogliamo andare a vedere il contenuto, e poi attacchiamo il dispositivo al computer. Quello che fa appena il sistema butta è di, anzi, ci metterà un pochino, è quello di creare una rete Wi-Fi, un hotspot protetto da password,
e lanciare un web server con un file manager che serve appunto per visualizzare i file dentro la chiavetta. Quindi c'è uno script che automaticamente va a cercare dispositivi da montare, li monta. In questo momento gestisce solo FAT e NTFS e c'è un limite forte in questo momento perché vabbè, lo sviluppo è quello che è, che va a montare solo la prima partizione della pennetta che trova, però diciamo che è una cosa che si sistemerà presto. Poi l'utente deve sganciarsi, cioè agganciarsi via wifi a questa rete che viene creata e inserire, cioè sostanzialmente vedrà il contenuto della pennetta. Il file manager che ho creato, qua sta vedendo adesso il dispositivo, sta facendo boot, non so se si vede tantissimo, ma una volta arrivato a questo stato diciamo è accesa. E il pulsantino in questo momento mi serve per fare uno shutdown pulito perché non avevo voglia di, cioè spegnerla selvaggiamente non è una buona cosa, quindi se teniamo premuto per mi sembra 10 secondi, adesso mi ricordo il timeout che ho impostato, farà lo shutdown del dispositivo. Il file manager è questo qua, ha un po' di bootstrap all'interno, è stato scritto in Node.js perché volevo un po' farmi un po' le ossa su Node.js, quindi ho scelto quello. Probabilmente ci sono altri file manager, non è ovviamente difficile poi andare a sostituire. E se ne conoscete, dopo volentieri possiamo approfondire. Conoscete altri file manager web da utilizzare in un progetto del genere. Quindi, al suo interno abbiamo detto, c'è uno script che si occupa di montare il pendrive, un altro script che si occupa di lanciare i server, quello il web server che fa vedere i file e il server dei LED, e poi c'è un altro script che si occupa di semplicemente controllare che il bottone sia stato premuto e per quanto sia stato premuto. Il web server dei LED semplicemente non fa altro che dialogare con la strip di LED che è una NeoPixel che si trova su eBay o comunque si trova facilmente su internet e sostanzialmente tramite le web API possiamo dire quale LED andare ad accendere, con che colorazione e con quale luce. Prima di questo, comunque tutto questo alla fine viene a costare all'incirca, allora Raspberry Pi Zero sono circa $10 o 10 euro più spese più altre cose, facciamo 20 euro diciamo. La LED strip mi è costata 3 euro 4 euro e la scatoletta e qualcos'altro all'incirca più o meno sono 30 euro di oggetto, più ovviamente crearlo, costruirselo eccetera. Se qualcuno vuole contribuire e aiutarmi a sviluppare questo progetto, sono favorevole a essere aiutato. Quello che voglio, a parte fissare i problemi che sono ancora aperti di questo dispositivo, vorrei poter gestire la possibilità di fare crypting e encrypting di cartelle all'interno della chiavetta, in modo che se ho dei file personali che voglio proteggere, voglio poterci accedere solo io, posso farlo, o se perdo una chiavetta non abbia la preoccupazione di dove l'ho persa e soprattutto non dover installare sulla macchina host, sul mio dispositivo, dei software per fare crypt encrypt dei file. E poter gestire più partizioni e eventualmente inserire un scan dei file, perché ovviamente in questo momento noi plaghiamo una pennetta, possiamo controllare il contenuto, trasferire file. Se siamo sgamati, nel senso che siamo del settore, probabilmente comunque riusciamo a individuare anche a occhio alcuni file che potrebbero, tipo classico autoranif, che possono essere indicazione che quella pennetta è già stata compromessa da un virus e quindi ha dei malware eccetera. Però questa non, se dentro ci sono ad esempio degli eseguibili o dei doc che hanno delle macro particolari, questo dispositivo non è in grado in questo momento di farlo. Quindi lo scan di un antivirus su alcuni file che poi prima o poi mi devo trasferire sul mio dispositivo, sulla mia macchina, sarebbe utile.
E l'altra cosa che in questo momento non fa è che il file system è tutto, mi piacerebbe fare il file system in RAM, non mi sono dimenticato di aggiungerlo, perché nulla vieta che qualcun altro, conoscendo il dispositivo, eccetera, ok, questo qua è un dispositivo non conosciuto al momento, però nulla vieta che qualcuno crei degli script che vadano ad attaccare questo dispositivo e poi tutte le pennette successive che vado a inserire, insomma, prenda controllo di questo. È un problema, ma si ci può lavorare. E, sì, non si capisce granché. E, su YouTube, vi posso poi dare il link eventualmente, ho fatto una playlist con tutte le mie tentativi. Ci sono un po' di streaming che ho fatto in cui creo gli script a mano, faccio proprio al volo, faccio lo streaming in cui sviluppo sulla pennetta, in modo da aiutare anche altri che volessero provare a capire come funzionano certe cose su Raspbian, su Debian in generale, a sviluppare, a fare degli dispositivi simili. Direi che ho concluso. Domande, sì. La chiavetta viene montata in read only o posso anche andarci a scrivere dentro? No, puoi scriverci dentro. E c'è la possibilità di mettere un blocco barra forense per montare ci sarà per montare una cosa in zona lettura? Per, scusa? Montarlo in zona lettura e basta? Perché potrebbe essere anche al di là del discorso della security, no? Che è interessante, però potrebbe essere anche una cosa che fa comodo avere un qualcosa più potente in cui invece sembra attaccare hard disk, così qualcosa esterno utilizzare. Potrebbe essere ad esempio una cosa così, la vedrei più come un bottone che va ad essere uno switch che metto sul dispositivo proprio esterno, fisico. Nel momento che io pluggo, ci sarà tipo read only file system, lui parte che ti carica quel file system lì, read only, quello da montare, quindi in questo caso la farei più così. Se poi uno vuole il default, ok, si può scrivere al mount, quando nello script di mount. Si potrebbe, esatto. Si potrebbe montare in read only, potrebbe far comodo, insomma, ecco. Ok, sì, è una feature che potrebbe essere interessante. Auguri per il progetto. Grazie. La porta USB Black Velvet è di base su Pixelo oppure no? Allora, la porta USB, scusami. Quella dove metti la chiavetta. Allora, aspetta, vediamo una foto. Allora, se la porta USB, ci sono due, sulla Raspberry Pi Zero ci sono due porte USB. Qua si vede un po' meglio. La porta di sinistra è solo power, cioè fa solo alimentazione. Questa qua, questa è una OTG USB. È il micro, sì. Me lo son fatto perché volevo cercare di ridurre lo spazio il più possibile. Infatti anche il case, diciamo che ancora non è ottimale, ci sono delle modifiche da fare. Cioè, più che altro vorrei cercare di arrivare anche a un punto per cui diciamo l'hardware che compri lo trovi comprandolo in giro, nel senso non te lo metti lì a saldare i pezzi perché sennò diventa una follia. E ho provato con i classici cavetti, che ad esempio quando compri il Raspberry Pi Zero di solito è più facile che trovi il kit, ti mandano il kit e costa 20 di euro e c'è l'adattatore micro HDMI, l'adattatore micro SDB, OTG e tutto, però il cavetto era troppo grosso per questo, quindi magari potrebbe essere che usando quella struttura, cambiando semplicemente il case, poi si può utilizzare un cavetto. E ovviamente a quel cavetto puoi attaccare poi un hub USB se vuoi. E l'altra cosa è che in realtà quando sono partito con questo progetto, la mia idea era, siccome la Raspberry Pi Zero W può funzionare anche come Ethernet device, cioè c'è una funzionalità di Linux che si chiama Gadget, Linux Gadget Devices. Sostanzialmente, se noi configuriamo la Raspbian in un certo modo, con degli script di startup, una volta che è collegata a un computer, può farsi vedere al computer come o un mass storage o un Ethernet device, quindi sembra proprio una interfaccia di rete Ethernet. Quindi, in prima battuta avrei voluto evitare il wifi e permettere di creare una Ethernet device una volta attaccata al dispositivo, quindi uno poi... Esatto. Peccato che non puoi
usare questa funzionalità su quella porta e attaccare degli altri dispositivi. Mi pare che non si possa, ci vorrebbe un altro controller che si occupa di quello. Pare che se switchi il controller USB per funzionare in quel modo, non ti permette di, per dire, attaccare una tastiera USB o un mouse o cose di questo genere. Quindi avrei potuto usare anche un P0 senza W, che sarebbe costante anche meno, eccetera eccetera. E due cose: il Pi come si difende dalle chiavette che fanno da tastiera, quindi lui si collega a una shell, dei comandi, come si difende da questo? E poi a livello elettrico, appunto, se tu attacchi la chiavetta per la piena di condensatori e ti dà la sovratensione, danneggia il Pi o hai messo anche contromisure contro in quel caso? Bella domanda. Allora per la prima domanda, secondo me il discorso è questo. Bisogna aggiungere, non c'è ancora, bisogna aggiungere togliere la possibilità di fare, hanno messo proprio qualche tempo fa, mi sembra, una protezione dalle tastiere, dalle simulazioni delle tastiere, mi sembra sul kernel Linux, ma l'avevo letto giusto qualche giorno fa, quindi non ho indagato. Però secondo me una cosa da fare è togliere la possibilità di attaccare una tastiera USB, cioè questo qua viene configurato, ci accedi SSH per dire, oppure con uno switch di nuovo lo configuri per non accettare tastiere USB, il kernel non l'accetta e a quel punto queste non possono funzionare. Per quanto riguarda la seconda domanda, non ho ancora provato a vedere cosa succede con uno di quei dispositivi, volentieri proverei, però la mia speranza, ok, sì, bisognerebbe fare probabilmente un hardware apposta che limita in qualche modo questa cosa qua. Sì, è da, in teoria dovrebbe proteggere, sperando che, nel senso, muoia questo e non muoia il computer. Però tu questo qua in realtà non è che fisicamente devi per forza attaccarlo al tuo computer. Tu potresti attaccarlo liberamente a una ciabatta, che ti salta l'impianto forse elettrico, però i dati sono salvi. Cioè, questo qua può stare come un dispositivo esterno, oppure attaccarlo a una batteria esterna USB. Cioè, prendi in giro, plughi quello, lui a parte, tu ti colleghi a lui e sei isolato. Quindi già quello potrebbe essere una soluzione. Altre domande? Se poi siete interessati a vedere un attimo una demo, eccetera, sono qua fuori, giusto per questo qui, che è il circuitino, appunto lo trovate su eBay, 3-4 euro, alla fine sembra, lo comprogrammate come un Arduino Leonardo, ho dovuto giusto segare un po' i bordi per farlo entrare in questo case, perché non era il suo case, però insomma si fa, ecco. E vendono ovviamente anche delle pennette già pronte, cioè con, mi sembra 5 euro, DAC, mi sembra DAC USB, qualcosa del genere, c'è addirittura la micro SD card da inserire dentro, per cui gli date dentro il payload da eseguire una volta che è pluggata e via. Bene, se non ci sono altre domande, grazie.